Ok, adesso abbiamo visto già in precedenza un po' il discorso degli accordi di settima, no? Nel senso, premesso che questo è sicuramente l'accordo che noi utilizziamo con maggiore piacere, perché comunque c'è tonica, terza, quinta, settima. Se devo andare a vedere anche su un canzoniere, questa è una cosa che dico molto spesso. Perché viene inserito ad esempio un Do maggiore di questo tipo? Perché la contrapposizione tonica ottava dà un disegno sonoro un po' più rotondo, no? Se dovessi mettere la terza al canto è già un po' troppo aperto, nel senso che già per accompagnare non ha un sound così esaltante la terza, infatti viene comunque concepita e distribuita in questo senso, perché noi comunque abbiamo quattro dita, abbiamo corde dove ogni nota è possibile emettere un suono per volta, a differenza del pianoforte che ci dà la possibilità di suonare in modo completamente diverso rispetto all'approccio della chitarra. Per cui in ogni caso, se proprio devo scegliere, scelgo un accordo di settima o scelgo un do di questo tipo o un do di questo tipo. Ok, se devo fare una scelta di accordi di settima, scelgo questo. In ogni caso, per una questione geometrica, abbiamo visto delta, terza al canto, prima inversione con terza al canto, terza al basso, pardon, secondo rivolto con quinta al basso, terza al basso, vedete bene? In questo caso noi lo intendiamo così: stato fondamentale, primo rivolto, secondo rivolto, terzo rivolto. Per cui dopo questo, ovviamente, posso andare a trasportare da queste quattro, diciamo, interne alle successive. Per cui stato fondamentale, sempre, terza al canto, identica forma accordale. Identica distribuzione. Terza al canto, terza al basso, oggi non è giornata. Quinta al basso, secondo rivolto, terzo rivolto, settima, per cui. Se devo fare una ricerca, stati fondamentali, settore, settore, first inversion, first, first. Secondo, terzo, ok? Ora ti faccio vedere perché. Perché un conto è dire su questa progressione mi sposto, ma è dire associo allo stato fondamentale e mi sposto senza nessun tipo di problema. Per cui stato fondamentale, stato fondamentale, stato fondamentale. Vedi che poi sul blog trovi tutte le forme che ti ho già segnato, perché noi in questo a scuola abbiamo già visto questo discorso, stato fondamentale, quinta al basso, per cui secondo rivolto. Poi il fatto che io l'abbia ottenuto dalla spostare dal canto qui, terzo rivolto, primo rivolto. E allora incomincio questo discorso, stato fondamentale, stato fondamentale, stato fondamentale. First inversion, first inversion, first inversion. Second inversion, second inversion, second inversion. Third inversion, third inversion, third inversion. Cioè, questo cambia solo per un discorso, terza, terza e ovviamente quinta. Questo è il primo step. Chiaro che un'altra cosa che deve accadere è sicuramente dire, bene, adesso, ok, li vedo in questo senso, li vedo in questo senso, li vedo in questo senso. Ma li vedo anche, abbiamo detto, stato fondamentale, secondo rivolto sempre, vogliamo dare il primo rivolto, vedi come mi muovo, ovviamente spero che si inquadri, ecco, te li faccio vedere bene, primo rivolto, secondo rivolto, poi dipende dall'utilizzo dei voicing, di quello che voglio avere al canto o meno, ma adesso diciamo, se sposto la 7 minor, perché vogliamo fare un 1, 4, 5.
Allora, io dico, se devo ragionare su primo 4-5, incomincio a ragionare a caselle 1. Quante ne ho già ottenute. E allora, guarda, vado lento, eh. Se passo in do, do in fa. Vedi che continuo a, senza problemi, a dire, ovviamente adesso lo sto facendo un po' a caso, nel senso non c'è un senso anche d'espressione elegante, però dico, primo grado, quarto grado, vedi la tonica quanto poco la sposto, dalla terza del primo grado alla quarta, che sarebbe però la tonica, e alla quinta. Zeri, tonica and four and five. Ovviamente tonica, quarta, quinta. Tonica, sorry, perché guardo stai. Tonica, first. Ovviamente terzo rivolto perché vedi che ho la 7th flat dominant, primo grado al canto, quarto grado ovviamente, ok, e quinto. Ma se ti vado a far vedere ad esempio tutte le dominanti, allora io dico dominant, 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 dominant. Per cui stesso discorso come per il delta, solo che qui già andiamo a giocarci un discorso un po' più complesso perché fondiamo gli 1, 4, 5. E allora iniziamo a fare. Vedi come ho alternato tutte le figure? Good job. Grazie.